Io sono Elarda Vuco, sono responsabile dell'ufficio IT nel provveditorato di Scutari. Lavoro da 4 anni e ho avuto il favore di lavorare proprio nell'anno dell'informatica, che si è iniziato a lavorare con gli alunni delle scuole elementari, secondari e anche con gli alunni dai anni 13 fino a 18. In questi anni ho collaborato con il Ministero, ho fatto parte di tanti progetti sulla informatizzazione delle scuole. Abbiamo fornizzato tutti i laboratori delle scuole di Scutari con il computer, con il laptop, con le tabelle digitali, eccetera. In questi anni stiamo lavorando per formazzare gli insegnanti, anche gli alunni, con delle certificazioni europeane. Questo anno è stato un anno che abbiamo collaborato con APAS, in cui abbiamo sensibilizzato prima gli maestri con quelle certificate, abbiamo fatto dei corsi, gli maestri sono stati veramente interessati su queste certificate. Hanno preso tutti le lezioni, hanno contribuito con le loro presenze, hanno fatto dei incontri anche con gli alunni per sensibilizzare su queste certificazioni che comunque hanno un'importanza veramente grande anche nelle università, anche su trovare il lavoro e così via. Adesso stiamo presentando questi progetti di EPAS a tutte le scuole per quanto riguarda le scuole di Shkodra. Sono in 32 scuole che sono superiori, cioè abbiamo a che fare con studenti che sono dall'età 15 anni fino a 18, che conoscono veramente l'importanza dell'informatica, che poi sanno usare i computer, che sanno fare anche progetti sui website, cioè anche a volte aiutano anche insegnanti. Io sono veramente contenta di avere a che fare in questi anni con queste certificazioni, con questi dilivelli che aiutano anche me comunque a studiare, a approfondire le mie conoscenze su questi campi e comunque ho anch'io una certificazione adesso europea e su questo sono veramente contenta. In questo modo posso trasmettere tutto quello che so agli insegnanti e anche agli alunni e su questo anche i miei colleghi negli altri provveditorati di Albania stanno ogni giorno, cioè, facendo questi incontri per sensibilizzare i nostri alunni a essere sempre di più informati su tutte le ultime tecnologie. E questo anche grazie a APAS e tutte poi quelle certificazioni europee che ci sono.